E allora presenta lì il commento a questa vittoria del Bari, sofferta, però proprio per questo forse anche più bella per come è arrivata. No, molto bella, ormai stiamo soffrendo a tutte le partite, questa anche, insomma, la Turris vinceva, a un certo punto noi abbiamo avuto un po' di difficoltà, le squadre sappiamo che vengono qui e hanno tanta visibilità, vanno in televisione, quindi si giocano il tutto per tutto, insomma, ogni partita è difficile, anche oggi, per fortuna, anche di fronte a un arbitraggio difficile, i giocatori sono rimasti calmi, concentrati e poi è arrivato il secondo gol, quindi molto contento. Quello che mi ha insegnato quest'anno è come può girare il motore del Bari, quindi quest'anno abbiamo preso le prime misure. Amo sempre dire che pian piano stiamo costruendo, diciamo, come dire, quella percezione che vorrei avere. L'anno prossimo saremo più belli, più pronti, più. Quest'anno siamo partiti in corsa, l'anno prossimo no, avremo già a terra tanta organizzazione che ci siamo costruiti quest'anno. Quindi quest'anno è servito a prendere le misure di quello che è il Bari. Quindi tranquillamente potremo cominciare il prossimo campionato avendo già tutta un'organizzazione ben attrezzata. Mister, alla vigilia aveva detto di tirare fuori il cuore, no? È stato così anche per avere la meglio su questo portici? Sì. Serviva quello perché si è fatto fatica, insomma, in generale, quindi è un campionato impegnativo, quindi si è arrivato in un momento che probabilmente non siamo proprio brillantissimi, però insomma oggi sono stati bravi i ragazzi, ci hanno creduto. Eravamo partiti secondo me anche molto bene, ho avuto anche due o tre occasioni, poi abbiamo preso un gol che si poteva evitare e poi dopo le partite si complicano, quindi devo fargli i complimenti perché sono stati bravi. Ogni squadra in tutte le categorie passa un momento di difficoltà fisiologica, secondo me. Probabilmente noi, partendo anche a fine agosto, insomma, qualche difficoltà la stiamo trovando, cerchiamo di uscirne fuori lavorando e cercando di fare sempre meglio, quindi penso che ci si riuscirà, insomma. Mi dispiaceva che lui segnasse o no, quindi meglio così, va? È stata una sfida nella sfida, un gol a testa, quindi tutti contenti. Non so se sarà contenta la tua futura moglie, per chi faceva il tifo. No, sicuramente per me, altrimenti non la sposavo più. Perfetto, quindi bene così, un gol come una liberazione, no, per te, Simone? Qualche problema fisico, le due giornate di squalifica, poi è arrivato questo gol decisivo. Sì, non c'era modo migliore per, diciamo, tra virgolette, scusarmi, a parte con i tifosi in primis, o la città, che con la società, perché comunque ho fatto un gesto poco carino, perché comunque ho lasciato la squadra in 9, tutto, vabbè, sappiamo quello che è successo. E poi in settimana è stato il mio compleanno, quindi non c'era modo migliore per festeggiare entrambe le cose. E te lo dedichi? Sì, assolutamente, perché me lo merito, perché sono state due settimane da inferno, perché comunque quando non sei nel terreno di gioco purtroppo soffri, perché la squadra comunque soffre, soprattutto a Nocera, in casa col gel abbiamo sofferto tantissimo e non poter dare una mano alla propria squadra è dura. E allora Giacomo, ci avete un po' abituato negli ultimi tempi a farci soffrire, però per fortuna è arrivata questa benedetta vittoria che vi porta un passo ormai dal traguardo. Sapevamo che non era una partita facile, anche perché loro sono una squadra organizzata, compatta, e abbiamo sofferto un pochino, però alla fine ci abbiamo creduto fino in fondo, ecco, e il risultato anche soffrendo è arrivato. In cosa secondo te vi hanno messo maggiormente in difficoltà questo pomeriggio? Perché abbiamo visto anche sul piano del palleggio farsi preferire comunque a voi. Sì, in alcuni casi sono stati migliori nel primo palleggio, ma soprattutto anche nelle ripartenze, perché noi salivamo perché spingevamo, ci serviva il risultato, loro nelle ripartenze avevano maggiore spazio rispetto a noi. Tirando un po' scarichi, no, al traguardo, è da un punto di vista fisico che mentale. Sì, ci sta, perché dopo un'annata del genere fisiologicamente è logica la cosa, però nonostante questo ci abbiamo creduto fino all'ultimo, nonostante le nostre possibilità.